Ogni tanto mi sa che qualche investimento lo vado a fare pure io, anche se sembra che ne faccia pochi, però cerco di andare un attimino a ponderare tutte le mie scelte e anche ponderandole non è detto che queste siano le scelte giuste. Ci provo. Oggi ti parlo di un'azienda in cui ho investito in questo trimestre. Sto registrando questo video a novembre, di solito faccio il video a fine dicembre, ma fino alla fine dell'anno non credo di andare a fare ulteriori investimenti. Nel caso lo dovessi fare, comunque vado a fare un aggiornamento. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del piccolo ed spero amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto. Una azienda molto particolare, non tendo ad investire in questo tipo di queste tipologie di aziende, non tendo ad investire in questi business, sono molto fluttuanti, però credo di aver in questo momento messo qualche soldino in un'azienda sottovalutata che distribuisce un ottimo dividendo e oltretutto che non ha la doppia tassazione perché ha la sua locazione nel Regno Unito di Gran Bretagna, per cui per noi europei, diciamo investitori europei, il dividendo viene tassato solo qui nel nostro paese di residenza, per cui in Italia un 26%, non abbiamo la doppia tassazione come negli Stati Uniti d'America. Ovviamente non è neanche un'azienda che è liquida, così come potrebbero essere quelle magari negli Stati Uniti d'America, però comunque si parla del Regno Unito, UK, che è un mercato molto importante sulla piazza internazionale. Di che azienda sto parlando? Andiamo a darci un occhio prima di tutto su Simply Wall Street, andiamo a capire effettivamente di cosa si occupa, qual è questa azienda. Si tratta di CMC Market, ticket CMCX, quotata al London Stock Exchange. E di cosa si occupa? Beh, per chi sta in questo mondo magari lo sa già, si tratta di un broker online, viene presentata appunto qui, che da lei o con le sue sussidiarie va a provvedere dei servizi finanziari di tipo finanziario, professionali da pochissimo, molto dedicate, ma andiamo a vederlo fra poco. E comunque è specializzata in Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Singapore e anche in alcune nazioni del resto del mondo. Andiamo a vedere anche quali sono queste nazioni a breve. L'azienda offre ai propri clienti l'abilità di fare appunto dei trading sia in CFD, per cui Contract for Difference, prevalentemente, che includono anche appunto l'investimento nel sottostante appunto sia di indici che di azioni che di foreign pairs, per cui del forex, commodities, cryptocurrencies e anche ETF. Va a provvedere per cui anche una serie di strumenti che permettono di formarsi, autoformarsi ai propri investitori, ai propri clienti, per creare appunto delle opportunità sul mercato azionario per investire. Allora, l'azienda è stata fondata nel 1989 e ha il suo quartiere generale a Londra, nel Regno Unito. Andiamo un attimino a vedere come si è andato ad evolvere il prezzo e quali sono state i rendimenti di quest'ultimo periodo. Prima di tutto, Simply Wall Street da qui molto sottovalutata, 75% in meno di quello che dovrebbe valere. Diciamo che questi, come dico sempre, sono dei valori da tenere molto, prendere con le pinze, perché non si può ovviamente pensare quali siano effettivamente i valori se sono così bassi. Un dividend yield del 10,06, io in realtà l'ho preso a qualcosina leggermente in meno, credo che fosse quasi a un 11, con un payout ratio del 76%. Quello che ha andato a fornire come crescita futura, in questo momento ci si aspetta un 3-4% di crescita degli earnings, ma anche un 6,6% di crescita del fatturato su base annua. La salute finanziaria è ottima, l'azienda copre con gli asset a breve termine qualsiasi tipo di liabilities, in pratica non ha debito e ha anche un bel po' di cash. 134 milioni di pound di cash, 3 milioni di debiti e circa 365 milioni di asset a propria disponibilità. Dividendo, come dicevo prima, 10,56% nel momento in cui sto registrando questo video, con un payout ratio appunto del 76%, che dovrebbe scendere ulteriormente al 47%, per cui dividendo sostenibilissimo, un dividendo alto ma molto sostenibile, quello che cerco io in un'azienda. Andiamo a vedere anche tutti i rischi connessi. È un dividendo sostenibile, prevalentemente lo è, ma comunque andrebbe un attimino ponderato nella propria allocazione nel portafoglio. Infatti io ho allocato rispetto alla totalità del portafoglio, molto probabilmente abbiamo anche qui dei financial highlights della piattaforma. Statutory profit before tax 224 milioni di pound, net operation income 400 quasi 10 milioni di pound. E qui c'è la crescita dal 2019 al 2020 e nel 2021. Ovviamente 2020 e 2021 sono stati anni eccezionali per queste aziende e nel 2022 non mi aspetto assolutamente che questi numeri aumentino, un po' per tutti quelli che sono
i broker che hanno avuto durante la fase di picco pandemico un forte incremento nelle proprie transazioni. Se vi ricordate, si è visto tantissimo durante il periodo clou. Molte volte i broker andavano in crisi di connettività e non si riuscivano a fare day trading perché le piattaforme si bloccavano e i server andavano giù, non riuscivano a gestire la massa di persone che andava ad effettuare transazioni. Stock Blocking Active Clients 232.053, anche questo è passato praticamente a essere raddoppiato dal 2019. CFD Active Clients, qui si è avuto diciamo un 50% di incremento dal 2019, sono passati da 53.000 a 76.000. CFD Revenue per Active Client si è più che duplicato da 2019 2.000 pound a 4.560. L'earning per share da 2 è passato a 61 pence, qui sono 2 pence, per cui sono 2 penny, se si può dire, a 61 penny. Gross CFD Client Income 335 milioni di pound, passati da 216 milioni, anche qui un 50% più o meno. Dividendo ordinario che è passato dai 2 pence del 2019 ai 30 pence del 2021, un ottimo dividendo con 497 azioni. Mi aspetto comunque al netto più o meno un 15-12 euro per quello che ho investito a semestre. Qual è il focus del 2022? Adesso il 2021 manca un mese alla sua fine, e per cui bisogna anche guardare al futuro. Cosa sta facendo CMC Market? Beh, prima di tutto, come dicevo anche prima, sono un business molto stabilito e molto solido nel Regno Unito, Australia e Germania, che genera una parte significante dei profitti del gruppo. Le priorità per il 2022 sono un'ulteriore crescita nel Regno Unito, venire riconosciuti in Australia con l'ASICS, l'ente di regolamentazione, diciamo australiano, un po' come potrebbe essere l'FCA nel Regno Unito, c'è l'ASIC diciamo in Australia. Poi il gruppo è anche focalizzato allo sviluppo di una piattaforma non a leva, per cui con ETF e stock reali che non siano a leva, per andare a conquistare anche un'altra fetta importante del mercato, delle persone che non vogliono utilizzare i CFD, ma vogliono utilizzare i prodotti, gli asset reali, e che andranno a essere offerti prima di tutto nel Regno Unito. Continuare a mantenere il leading di mercato per quanto riguarda il servizio dei clienti, perché loro hanno ricevuto numerose diciamo considerazioni per il loro trattamento del cliente, hanno un customer service che viene riconosciuto essere molto efficiente, e per cui vogliono crescere in queste tre aziende, in queste tre nazioni. Altri progressi che vogliono essere raggiunti: una crescita significante del business nelle regioni che sono state di cui verrà lanciato il servizio per i clienti professionali, e in particolare nella regione dell'APAC, Asia Pacific, America e Canada. Il gruppo continuerà a vincere numerosi awards, per cui vogliono continuare a ricevere numerosi riconoscimenti per il loro servizio clienti e per anche la nuova, diciamo, presentare nuovi prodotti al mercato. Anche l'ingresso del Trading Dynamics CFD, che è un prodotto che è stato lanciato nel maggio 2021, che è uno dei prodotti più innovativi della piattaforma, e che appunto l'azienda vuole che sia uno dei prodotti che va a trainare molto di più il revenue di CMC Market. Poi l'app nativa per iOS, per lo stock broking, per cui per tutto quello che è l'investimento negli asset reali, stock reali, lanciata nel 2021, che vanno a provvedere all'azienda, che vanno a provvedere ai clienti un'altra alternativa per poter investire oltre alla piattaforma via desktop, via computer. Parlavamo prima del Dynamic Trading. Cos'è il Dynamic Trading? È un prodotto lanciato appunto nel maggio 2021, che è stato selezionato come diciamo un caposaldo della Digital Transformation Program dell'azienda. Il prodotto è altamente innovativo, è unico nel mercato di riferimento e dà la possibilità agli investitori di creare un trading book multiplo che viene gestito in maniera indipendente dalle strategie in un altro account, per cui è un qualcosa che funziona a sé stante. È un qualcosa che i clienti, secondo CMC, avevano richiesto CMC in passato. Per cui questo va a dare al cliente la possibilità di incrementare la customizzazione, la flessibilità, e questo va a includere anche un trading di tipo basato sulla monetizzazione, per cui sul valore del trading, che dà la possibilità agli investitori di andare a fare trading dinamici, per
e ribilanciare ogni prodotto o il trading book in, diciamo, in concomitanza con la percentuale che è decisa dal cliente. Un po' come succede con Trading 212, che va a ripianificare e a ribilanciare il portafoglio in maniera automatica con, diciamo, cliccando un tasto. In questo contesto, invece, CMC Market offre un prodotto totalmente automatizzato in base alle esigenze del cliente. Vengono gestite una serie di currency varie, cosa che fino adesso non era possibile. Hanno un basket di order execution che va a facilitare l'esecuzione degli ordini multipli che viene abilitato su più di 10.000 differenti prodotti che sono listati in maniera globale, in questo ovviamente in un click singolo. C'è anche la possibilità di avere un margine customizzato, per cui ogni cliente può andare a customizzare il proprio margine in base alle transazioni che vuole eseguire. E, insomma, sono dei prodotti piuttosto innovativi per il mercato, dove appunto ci sono un po' di limitazioni per quanto riguarda i clienti retail, ma in questo caso sia il cliente retail che il cliente professionale ha accesso a questa tipologia di prodotto. Per cui il mio decidere per questa azienda rispetto ad altri broker è proprio derivato dal fatto che l'azienda sta orientandosi molto sull'innovazione dal punto di vista tecnologico per cercare di beccare, diciamo, una particolare tipologia di clientela, ma il lancio anche della piattaforma per i soli clienti professionali e anche a breve il lancio del cosiddetto piattaforma stock broking, per cui tutto quello che è asset reali, ETF reali, un po' come si stanno orientando anche altre piattaforme per poter, diciamo, gestire il flusso dei clienti in maniera completa. Bene, questo è stato il mio investimento. Come dicevo prima, ho comprato 497 azioni. Questa non è un'analisi approfondita, ma è un investimento che ho fatto io in maniera personale. Ovviamente non deve essere copiato, ma è solo uno spunto per fare in modo che le persone possano andare ad analizzare un po' più in profondità queste aziende nel caso fossero interessate. E ovviamente vi ricordo che l'investimento che dovete fare, perché questo invece è un consiglio finanziario, è quello di iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perdervi assolutamente nessun video successivo. Ovviamente, se il video è stato di gradimento, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale Telegram dove pubblico di volta in volta anche novità o notizie inerenti al mondo degli investimenti e del mercato. E anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!